Buon salve a tutti amici di Barry Kirox Games Cube, e oggi siamo qua come vedete su una nuova serie, ovvero la serie su Super Smash Flash 2. Purtroppo sto facendo un post commentary, ovvero un commentary fatto con il video editing, perché da bravo coglione avevo i volumi troppo alti e non mi si sentiva per il cazzo. Comunque in questa serie farò gli eventi e degli scontri cazzeggio, come ad esempio degli scontri online. Però adesso iniziamo dagli eventi e scegliamo come personaggio Sora, anche perché è il mio personaggio preferito e soprattutto anche perché amo Kingdom Hearts, best gioco forever and ever. Comunque ragazzi, iniziamo qua la battaglia. Come vedete sta un po' laggando. Perché Fraps stronzo mi vuol far laggare. Non so perché un Pikachu è partuto. Sì, certo, italiano correggiuto. Con 11%. Queste percentuali sono i danni ricevuti, ma che man mano si sale ovviamente più si è deboli. Quindi, dato che lo scopo è buttare il nemico fuori dal campo come è normale Smash Bros, noi appunto dovremo cercare di far più danni ai nemici per poi buttarli fuori dal campo, sopra, sotto, da destra, sinistra, quadrato, triangolo, X al quadrato, sono fottuto, danza kuduro. Comunque ragazzi, come vedete siamo un po' in vantaggio, proprio un po' tanto in vantaggio. Ha smesso di laggare intanto, però vabbè, dicio, perché io parlo come Enrico Pasquale Pratico, madonna. La devo smettere, giuro. Allora, come vedete, Jigglypuff stranamente è in vantaggio. È fottutamente in vantaggio. Porca di quella puttana, non ci credo neanche io. Io invece, sì, vabbè, sono secondo. Mentre Jigglypuff è ancora primo. Poi c'è un altro Pikachu, gli altri due Pikachu che se la menano di brutto e così via. Comunque le tecniche di Sora sono molto potenti e molto overpower. Ad esempio la tecnica che sto facendo ora, che è presa se non sbaglio da Kingdom Hearts 2, però non mi ricordo il nome, che praticamente se fosse Minecraft sarebbe un knockback 10. Al minimo. E inoltre c'è la tecnica aerocolpo, se non mi sbaglio si chiamava, o forse mi sto confondendo con i Pokémon, o forse si chiamano tutte e due così. Perfetto, non me lo ricordo, sia perché non gioco da anni a Pokémon, sia perché non gioco a Kingdom Hearts Birth by Sleep da anni oramai, quindi chi cazzo se ne fotte, dai. Basta. Poi come tecnica verso l'alto ci abbiamo un normale colpo di Keyblade, ma niente di che. E come tecnica verso il basso ci abbiamo Thunder. Ah, tra l'altro, prima al posto della tecnica verso il lato, ovvero quella presa da Kingdom Hearts 2 di cui non mi ricordo il nome, quella tecnica prima nella versione 0.8, se non sbaglio, nella 0.9A, era Fire, quindi perfetto, cioè dico, cazzo sì, ed era una tecnica troppo overpower, per questo secondo me che è stata tolta. Comunque abbiamo fatto success, che non è una bestemmia, e vuol dire successo, non sul cesso, ma successo. Comunque siamo già in svantaggissimo e Ichigo ci sta aprendo il culo, sperando che Link ci aiuti. Sono già morto una volta. Adesso sto cazzeggiando così con la spada, facendo colpi a caso, cercando di eliminare Ichigo, che è la principale minaccia. Perché questo stronzo si teletrasporta. Per chi conosce ad esempio l'animo manga di Ichigo, io non lo conosco, quindi non so che cazzo di tecniche c'ha, ma c'è delle tecniche overpower. Però è morto una volta e adesso anche Link. E io sto ringraziando Gesù Bambino, la Madonna,
anche se sono ateo, però vabbè, va bene comunque. Adesso siamo in strasvantaggio, mentre Link è stranamente in vantaggio. E però adesso gli apriremo il culo probabilmente, forse. Ho cercato di aprire il culo a Ichigo, soltanto che poi l'ha aperto lui a Link e dopo abbiamo iniziato io e Ichigo. Dopo io ho fatto un po' il coglione e ho iniziato a cazzeggiare a caso. E perfetto, io ho lanciato uno Snorlax e porca troia, dopo ho fatto il coglione perché sì. Perché mi sono lanciato addosso il guscio verde. Bravo di quel coglione che sono. Comunque, come vedete, adesso sono io in vantaggio, forse. volevo dire, sì, sono in vantaggio. Perché Link stava cercando di aprire il culo ad Ichigo e io ho preso la Maximum Potato. Quella di Kirby, per chi non la conoscesse. Poi Ichigo mi ha fatto un 5% di danno e quindi ho voluto fare una cooperativa con Link giocando a pallavolo per ucciderlo. E poi ho detto: Link, facciamo un'altra cooperativa, dai, ammazziamo Ichigo. Poi ho colpito Link, Link ha salvato Ichigo e Link è morto. Link doveva salvare Zelda. Allora, comunque, la partita continua, Link è morto, spero muoia anche Ichigo perché mi sta sui coglioni. Link mi blocca cercando di farmi ammazzare, ma è lui il pirla e lo fa lui. Poi si è fatto uccidere dalla tartaruga rossa Ichigo. E io ho preso, se non, no, Link ha preso la statuetta e dopo si è fatto ammazzare come un coglione dal guscio rosso. Bravo pirla. Io ero all'86% della e avevo ancora due vite, mentre Ichigo era al 9% dell'ultima vita. Apriamo il culo ad Ichigo, ho detto. Cioè dico, ma cazzo, apriamogli il culo, ariamolo. E si è ammazzato da solo rotolando lì indietro per rialzarsi. Io ho detto, Madonna che culo, Madonna che handicappato. Scusatemi un attimo di silenzio, ma mi sono bloccato perché ci sono rimasto male dato che il mio schermo è andato in stand-by. Adesso, come vedete, sta laggando e siamo su At Your Service, dove praticamente dobbiamo ammazzare Goku gigante. Io sto dicendo, tanto lo ammazziamo facilmente perché Goku è una sega, l'avevo ammazzato con tutti i personaggi sulla vecchia versione. L'avevo ammazzato con tutti i personaggi praticamente. E sì! Sì, giuro, giuro mamma, non mi sto masturbando. Ok, non la smetto. E appena l'ho scelto, mi è venuto in mente che sono stati aggiunti ben due personaggi, Marth e Chibi Robot. Allora che cazzo faccio? Ma allora se muoio, perché non provo ad usare Chibi Robot? Poi appena l'ho pensato, sono morto come un coglione, perché mi sono distratto, appunto. Adesso ho detto, vabbè, allora scegliamo CB Robot e sti cazzi, come dire. Marth alla fine non l'ho provato perché è un personaggio inutile. Comunque, adesso ho detto, vai, adesso dato che CB Robot sembra un personaggio forte, gli apriamo il culo a strisce e come una scatola di tonno. Invece sì, gliel'abbiamo aperto. No, invece lui ce lo sta aprendo. No, invece lo stiamo aprendo noi. No, no, no. Cioè adesso te lo metto in culo, Chibi Robot, ha detto Goku. E invece te lo metto in culo io. Io c'ho una presa e tu non c'hai un cazzo. Caro mio Goku. Poi Goku ha evocato un Wol del D, utile quanto un calcio nel culo. E a proposito di calci nel culo, lo sapete che ieri ho mangiato una pizza e un tipo a caso mi ha tirato un calcio nel culo? Ok, no, basta, la smetto di dire stronzate e commento il video, perché altrimenti la gente si incazza con me senza apparente motivo, a parte il fatto che non commento come si deve. Poi, stiamo cercando di aprire il culo a Goku, ma quando ci sta aprendo come una scatola di tonno, lui. Ho puntato quella statuetta, la devo avere. È il mio sogno, cazzo.
E dopo chi è che vedo? Zero. Mi sento onnipotente, onnisciente e onnipresente. Ah! Poi mi bagno a vederlo. Ah, e dico, iscritto caro, sono dietro di te. Ah, sì. E poi mi esce la saliva di Rosario Muniz dalla bocca. Poi mi scompare Zero e io ci rimango di merda. Fotto la statuetta a Goku e lo faccio ballare come un coglione. E dico, ma chi è il pirla che durante un combattimento serio si mette a ballare? Esatto, Goku, perché sì? Perché il mio computer dondola, ecco perché. Madonna. Ecco, adesso mi sono offeso. Ok, no, la smetto di dire stronzate per l'ennesima volta. E vedo Goku ballare, no? Cioè dico, tutto bello, tranzollo, tranzillo, tranzello, tsui 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 tsui. E dico, ma cazzo, ma cosa sta facendo? E allora dico, va bene, approfitto l'occasione per fargli il culo e aprirlo come una cozza. E dico, oddio sì, ah sì, godo. E appena l'ho detto, muore. Così, a rando. Cioè, mi ha aperto il culo, anche con CB Robo. Ho detto, minchia, 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 Luca, mi stai facendo incazzare. Adesso veramente ti apro il culo. Cioè, mamma, così tanto, ma così tanto, che sembra quello di Valentina Nappi. Cioè, adesso minchia, prendo Ichigo, te lo apro, te lo sfondo. Cioè, minchia, minchia, minchia. Cioè, dico. Sì. Oh, sì, adesso ti apro il culo, Goku. Adesso sì che ti apro il culo. E noto che. E mi ricordo appunto di quando facevo delle partite con un mio amico che apparirà presto sul canale, fidatevi. Figiatevi, apparirà sul canale. E dico, porca troia, è vero che si teletrasporta? Mi ricordo che lo usavo benissimo quando giocavo nella versione 8 con il mio amico che non nomino ancora. Forse lo vedrete fra qualche giorno e Ciancia Allegra. Esatto, Ciancia Allegra. Inizio a pensare, comunque ragazzi, datemi delle informazioni su questo personaggio che quando era nella versione 0.8 sapevo usare bene, ma ditemi un qualcosa, una qualche informazione magari sull'animo manga di Ichigo. Appena l'ho detto, muore, muore come un coglione, muore da solo perché ho fatto il coglione teletrasportandomi con la sua fottuta tecnica di merda. E dico, basta, cioè allora questa qua è una presa per il culo, allora io adesso controllo Jigglypuff e vediamo se gli faccio il culo. E dico, porca troia, se gli faccio il culo, giuro, non so se ridere o incazzarmi. Allora inizio a sparare tecnica random, inizio a spammare il tasto O, che è il tasto per fare le tecniche speciali, e vedo che mi appare Krillin. E dico, Krillin in questo gioco non è come nell'anime di Dragon Ball che muore ogni due episodi. Cioè, qua è una bestia che apre il culo a tutti. E dico, cazzo, ma perché non mi è comparso anche prima Krillin? E dico, oddio sì, e dopo mi bagno. Cioè, tipo, cioè, ho fatto un intermezzo nel video, mi sono andato a masturbarmi, infatti mi sa che la registrazione si sta per interrompere perché Fraps è stato stronzo e mi ha diviso il video in due. E dico, Goku è già 213 di vita, cioè, ma dico, ma si può. E niente, stop un secondo la registrazione e la riprendo fra 2 secondi esatti. Adios. Ok, no, stavo scherzando, non erano 2 secondi, ma neanche. Comunque, come vedete sto aprendo il culo a Goku e dico, oh my god, man, this is fucking incredible. E dico,
No, davvero, se gli apro veramente il culo con Jigglypuff, non giuro, non so se incazzarmi o ridere. Dico, davvero, cioè, allora veramente sto gioco è una presa per il culo. E non so quante volte avrò detto culo in questo video. Sì, ho detto milioni di volte ti apro il culo come una cozza, ti apro il culo come una scatola di tonno, ti apro il culo come un Goku incazzato, ti apro il culo come un negro che ti sfonda l'ano, ti apro il culo come 400 steroidi che ti entrano su per il deretano. Esatto, ho fatto tutti sti paragoni in tutto sto video e mi sento epico a fare ste cose. Però voi non lo dovete fare, perché altrimenti voi diventate come me, non è una cosa bella, giuro. Uffi. Comunque Jigglypuff ha iniziato a cantare come un coglione e io ho preso milioni di cose, mi è entrato Silver e appena è entrato Goku è morto. Ho detto cazzo sì, adesso però mi sento anche incazzato, perché non è possibile che non gli ho aperto il culo con Sora, con Chibi-Robo e con Ichigo, ma con Jigglypuff sì. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao che bari!